stato un grandissimo campione, mentre attenzione a Tommy Mo, un altro dei favoriti sicuramente, gli stessi sci di Omo, gli stessi sci di Girardelli, quindi non dovrebbe avere problemi dal punto di vista dei materiali e comunque anche delle capacità tecniche notevolissime. Terzo a Bormio Tommy Mo, miglior risultato dell'annata, è un atleta molto bravo tecnicamente e su questa pista conta. Quindi primo Shetilandre Omod con 30 centesimi di vantaggio su Girardelli, 43 su Trinkel, 60 su Rungaldir, 69 su Pietro Vitalini. Resta, ripeto, la rabbia per il dispiacere per l'errore di Pietro, perché Pietro secondo me senza quell'errore poteva, attenzione buona, intanto Tommy Mo, secondo miglior tempo. Senza quell'errore per me Pietro poteva essere in seconda posizione in questo momento. Ma eccolo Tommy Mo in azione. Vediamo un po' come si presenterà al secondo intermedio, mentre Obod è attorniato da telecamere, fotografi. E oggi io ho fatto quasi tutta la ricognizione di fianco a lui, è di una tranquillità impressionante. Tranquillo, si vedeva la sua gara, la sua pista, le sue linee. Veramente estremo. Oh, attenzione, 26 centesimi di vantaggio per Tommy Mo nei confronti di Shetilandre Obod. Attenzione che l'americano potrebbe fare il colpaccio, anche lui però per me è andato troppo largo in quel passaggio e non è neanche detto che la pista magari non stia diventando ogni momento che passa un po' più veloce con il sole che la scalda, potrebbe anche essere. Attenzione, ultimi metri di gara per Tommy Mo, che sta per dare, potrebbe dare un grande dispiacere ai tanti tifosi norvegesi accorsi qui al traguardo. E dovrebbe 40 per 4 centesimi. Per 4 centesimi Tommy Mo riesce a superare Shetilandre Omod e passa al comando. Ci sentiamo fra 5 secondi.